Un caro saluto a tutti da Diego Fusaro. Come sapete, a Vilnius si è svolto nei giorni scorsi un importante vertice della NATO, che si è autopresentata, amore solito, come la parte buona dell'umanità, come quella che lotta per i diritti e per le libertà contro il perfido Oriente comunista della Russia di Putin e della Cina di Xi Jinping. Ebbene, in quel vertice NATO, due foto hanno colpito il nostro immaginario soprattutto. La prima, l'abbiamo già commentata, è quella che raffigura il guitto Zelensky, attore nato con la N maiuscola, prodotto in vitro da Washington se non da Hollywood, che si muove scombussolato e disorientato, solingo e trascurato da tutti tra gli ospiti di Vilnius. La seconda immagine invece ha per protagonista Giorgia Meloni, presidente del Consiglio in Italia, la quale compare perfettamente a proprio agio in mezzo a Biden e al suddetto guitto Zelensky. Proprio così, Giorgia Meloni sorridente che sta seduta tra Biden, anzi sta in piedi a ben vedere, tra Biden, l'arcobaleno e vegliardo presidente della civiltà dell'hamburger, e il guitto Zelensky, di fatto avatar dell'imperialismo statunitense. È una foto emblematica, a mio giudizio, che rivela una volta di più il reale posizionamento del governo di Giorgia Meloni, ogni giorno più ridicolo nelle sue imprese, un governo che continua a riempirsi la bocca della parola patria, sovranità, ma che in realtà è un governo di pura subalternità dell'Italia rispetto a Washington, altro che i tempi in cui Bettino Craxi a Sigonella riusciva a opporsi con dignità a Washington. Il governo di Giorgia Meloni è un'appendice di Washington, ha reso l'Italia ancor più una colonia di Washington di quanto già non fosse, e mi permette di riconfermare la mia tesi. Il governo di Giorgia Meloni è riuscito nell'impresa impossibile di essere la continuazione peggiorativa del precedente governo di Mario Draghi e delle sinistre fucsia neoliberali.